il numero 7 Mula, con il numero 8 Perini, con il numero 9 Maranelli, con il numero 11 Bronzo, con il numero 13 Delogu, con il numero 15 Anilkovic, con il numero 17 Bonfori, con il numero 22 San Paolo, con il numero 23 Rabat, con il numero 33 Zip, con il numero 44 Mijatovic, allenatore Massino Luigi Rivaldi Sulviera, con il numero 1 Rivi Mattia, con il numero 2 Marco Di Davide, con il numero 4 Paolo Luna, con il numero 5 Pagano Robertino, con il numero 6 Benedetto Piero, con il numero 7 Santini Andrea, con il numero 10 Canetti Paolo, con il numero 11 Buonasera dal Palabursi di Rubiera, recupero della terza giornata di andata del campionato di Serie A Gold di pallamano maschile. A Rubiera arriva la Raimond Sassari. Da un lato Rubiera reduce dalla prima vittoria in campionato nell'ultima partita giocata prima della pausa per gli impegni della nazionale contro Fondi, dall'altro un Sassari che invece punta senza mezzi termini allo scudetto dopo aver vinto la Coppa Italia lo scorso anno, che però ha perso contro già una partita contro Conversano in uno scontro diretto di altissima classifica. L'ex di turno Pereira, la palla persa sul taglio di Bartoli, l'attacco di Kerin va all'ala per la conclusione di Berzic e la parata di Voljubac, che è un altro ex della partita. Un saluto al mio fianco, Giovanni Oleari. Buonasera a tutti. C'è il fallo su Pereira. Ecco, da un lato forse queste, Giovanni, lo chiedo a te, tu hai vissuto tante partite, sono le partite forse più facili da giocare tra virgolette per le squadre che sulla carta sono meno competitive rispetto all'avversario, perché puoi giocare tranquillo, in teoria non avresti nulla da perdere, in teoria.
No, direi che sicuramente il Sassari, che è una squadra che punta al vertice, non può permettersi di fare passi falsi in queste partite. Per noi tutto ciò che viene è esperienza, è guadagno e anche diciamo morale, però vediamo un po' come interpretiamo oggi la partita. Sassari tra l'altro è al completo questa sera qui a Rubiera, mentre a Rubiera non lo è perché manca l'ucraino Nagavao Seini, manca Cavina che è uno dei perni difensivi, mentre va in gol con il numero 23 Grarvac. E dicevamo, manca Cavina, manca anche Nagavao Seini, e quindi insomma formazione con due assenze importanti. Ancora la palla al pivot, questa volta va in gol Davide Bartoli per il pareggio 1-1 formazione, mentre c'è il tiro fuori di Kerin, la conclusione a lato dell'italo argentino. Attacco di Rubiera con l'ex Pereira che va subito al tiro, c'è però la parata ben fatta dal portiere San Paolo, che poi scivola perché è inciampato nella rete e dietro si può riprendere a giocare. 1-1 il punteggio, e attacco di Rubiera che torna al passato, cioè gioca senza Mancino come terzino. Sì, vediamo un po' la formazione che è in campo, cosa uscirà. Sono ancora le prime schermaglie della partita. C'è il rigore conquistato da Pagano, i due minuti anche al giocatore del Sassari in panchina, si tratta di De Logu, quindi due minuti e tiro dai 7 metri per Rubiera. Andrà Pereira alla conclusione, cambio di portiere, entra Spanu che prende il posto di San Paolo. Curiosità nella squadra, abbiamo parlato degli ex che ci sono in campo con Rubiera, c'è un giocatore che non è ex ma ha un legame profondo con la nostra provincia, mentre va in gol Pereira per il 2-1 di Rubiera, che ha un legame importante con la provincia di Reggio, visto che è nato nella provincia di Reggio, ovvero Umberto Bronzo, che è nato qua perché il padre Corrado, giocatore anche della nazionale italiana, giocava proprio qui a Rubiera, quindi sulla carta d'identità, anche se lui è siracusano al 100%, però sulla carta d'identità risulta essere nato qui. L'attacco di Sassari senza portiere con Kerin, la palla arriva in un qualche modo a nessuno, la recupera Oleari, c'è la porta vuota, è ritornato però il portiere, c'è spazio però per la conclusione di Pasco e la rete, 3-1 Rubiera, mentre c'è un giocatore di Sassari che è rimasto a terra. Gli arbitri sono Stefano Riello e Nicolò e Panetta. Sassari è una società che ad altissimo livello si è affacciata solo nelle ultime stagioni. Io non so, Giovanni, se tu hai avuto dei precedenti storici nella tua carriera contro la formazione sarda. No, non ho mai giocato contro il Sassari, se non forse un anno in Serie B con il Castelnuovo Sotto, forse, direi sì, forse un anno, ma parliamo di ormai una vita fa. Altri tempi, diciamo, così, da questo punto di vista. 3-1 Rubiera quando sono trascorsi 4 minuti. Torna dunque a giocare senza portiere perché c'è ancora l'esclusione in atto per la formazione sassarese. L'attacco di Kerin per Bronzo, gira palla per linee esterne, ancora Kerin, l'attacco di Sassari. Kerin cambia il tiro, fermato però difensivamente bene da una Rubiera che ha cominciato con una bella intensità questa partita.
Brzic centralmente, gioca per la finta, viene fermato però bene da Pereira il numero 44 Mijatovic. Si riparte ancora, Kerin va alla conclusione, trova un gran gol dai 9 metri in una situazione di grande difficoltà, però insomma resta sempre un giocatore dal braccio importante, Leonardo Kerin, che quest'oggi parte nel set titolare. Non parte invece il brasiliano Malandrin, che è in panchina. L'attacco di Rubiera con Pereira, Pagano, ancora Pereira, la palla persa dal giocatore brasiliano, prova a giocare in velocità Sassari con la conclusione, la rete del pareggio di Mijatovic. 3-3 il punteggio, prova a correre Rubiera con la palla per la conclusione, il palo colpito da Di Benedetto, tutto bene, anche la potenza, purtroppo quando vai a centrare il palo così ti demoralizzi anche un po', perché era un'ottima occasione questa. È stata una bella azione, un bello smarcamento, ma Brzic per Mijatovic, Kerin, c'è il taglio di bronzo, Kerin va alla conclusione, altro tiro, attenzione perché il braccio Kerin ce l'ha, non, magari non è mobilissimo più come una volta, però il braccio continua ad averlo molto potente. La palla per Di Benedetto, Pagano, si ferma Pagano, la finta, la palla ancora per Pereira, c'è il fallo di Kerin che viene ammonito. 9 metri, 4-3 e Sassari che ha ribaltato lo svantaggio iniziale dopo il parziale di 3-1 per Rubiera. L'attacco con Di Benedetto per Bartoli, Pagano, la finta di Pagano, la rete di Robertino Pagano, prova a correre in velocità bene Sassari e c'è però subito la rete dall'altra parte di Nardin, giocatore fisicamente piccolo se lo guardiamo nella squadra di Sassari, ma veramente un fulmine, e spesso e volentieri questo gioca in questo modo sulla rimessa veloce, una cosa che magari voi facevate un po' meno. Non c'era questa, non c'era la rimessa veloce, quindi avevamo dei tempi un pochino più, poi non c'era il passivo, era una cosa molto più blanda, quindi una palamano un po' diversa, anche se poi la regola è sempre che la devi mettere dentro, quindi non è che fondamentalmente l'agonismo è sempre lo stesso, sono solo cambiati un po' alcuni fattori che hanno reso la pallamano un pochino più moderna. Prova la palla subito per Pagano, il pivot non la controlla Bartoli che poi fa invasione di area sotto il passivo, si è giocato questo pallone già dall'altra parte, la conclusione, la rete di Alilkovic, il pivot sardo va a realizzare il doppio vantaggio dal 3-1 al 6-4 per la Raimond, 3-1 per Rubiera, 6-4 per la Raimond Sassari, che soprattutto in chiave difensiva è una squadra che ha parecchi centimetri e parecchi chili e quindi diventa complicato riuscire ad attaccarla se non si riesce a fare qualche cosa in velocità. Pereira la conclusione, la rete di Pereira per il quinto gol rubiarese. Brzic dall'altra parte, ancora il pivot, la rete ancora di Alilkovic. Bisogna trovare una soluzione sulla rimessa veloce perché loro sono bravissimi a sfruttarla. Sì, direi che non riusciamo ad avere una difesa che riesce a contenere la loro velocità. Loro sono molto molto veloci, hanno una rimessa dal gol veramente fulminea e qui per noi sarà molto dura cercare di
di frenare almeno per il primo tempo finché loro hanno tantissime energie. Fanno una difesa molto aggressiva. Qui dovremmo cercare di tagliare un po' dalle ali, loro sono veramente molto aggressivi, quindi dobbiamo cercare un po' di aiutare, vediamo un po' se riusciranno a... Va dentro Pagano ma va a sfondare per gli arbitri, attenzione che riparte velocemente la palla ancora per Nardin, questa volta si chiude la Rubiera, Berzic va per Kerin, torna la difesa rubierese, 7-5 Sassari il punteggio quando sono andati i primi 10 minuti di gioco. Attacco di Berzic a gestire il gioco, sale Bronzo, attenzione a Kerin, ancora Berzic prova l'uno contro uno, viene fermato, bene la difesa. Regalo, questo è un regalo. Ci restava l'anticipo, era anticipo e non passaggio indietro questo qua, comunque viene interpretato così dalla coppia arbitrale. Resta in attacco Sassari con Kerin, la palla per la conclusione, la parata di Voljuvac, la palla resta lì. Parte dunque Rubiera con il rischio di perdere il pallone. Pereira, la palla per Pagano, sbaglia il passaggio sull'ala Robertino Pagano. E quindi peccato, perché bisogna ogni tanto attaccarli con velocità, perché altrimenti sulla difesa schierata, giustamente Sassari, almeno con i centrali ha una struttura tale che diventa difficile riuscire a trovare varchi. Dobbiamo stare molto attenti perché abbiamo già perso 3 o 4 palle importanti, e quindi è che il Sassari non ti perdona quando perdi una palla. Ancora Nardin dall'ala, bravissimo, va in rete ancora Nardin per l'8-5 Sassari. Di Benedetto va dentro, ancora il palo di Di Benedetto, la seconda volta che si libera benissimo. Dall'altra parte Bronzo, la parata di Voljuvac che tiene ancora meno 3 Rubiera. Di Benedetto per Pereira, la palla in rete di Alan Pereira, sesto gol di Rubiera che accorcia a meno 2. Però secondo me quello che ha fatto Di Benedetto bisogna farlo più spesso, cioè attaccare uno contro uno, perché magari come mobilità laterale un Kerin per esempio non è che abbia tantissima mobilità. Sì, secondo me dovremmo anche cercare di lavorare un po' con i tagli delle ali, loro sono veramente molto profondi, dietro c'è una difesa molto, e bisogna cercare di dobbiamo cercare di appiattire un po' questa difesa, loro sono veramente molto aggressivi e per noi c'è un problema. Ancora Pasco Ila dall'ala va a realizzare il settimo gol di Rubiera, 7 Rubiera 9 Raimond Sassari. Kerin in palleggio per Berzic, Mujatovic, fino ad ora anche il pivot Alilkovic bisogna dire che ci ha creato tanti problemi, Mujatovic, ancora Kerin, ancora la conclusione di Kerin, lui ha questa sbracciata e ancora una volta trova la via della rete. Di Benedetto, la palla per Pagano, ancora Di Benedetto all'ala per Bartoli, il pallonetto, la palla in rete di Roberto Bartoli. Ottavo gol per Rubiera.
10-8 Sassari quando stiamo arrivando a metà di questo primo tempo, che devo dire tutto sommato, Giovanni, mi sembra anche piacevole. Sì, no piacevole. Loro sono avanti, noi abbiamo fatto qualche errore di troppo, ma la partita la stiamo giocando. Dobbiamo solo stare attenti un po' al punteggio, perché sono già 10 gol in un quarto d'ora di gioco, e noi sappiamo che questo ci penalizza un po', visto che non abbiamo un attacco molto prolifico, e quindi dobbiamo cercare di mantenere il punteggio un pochino più basso. Intanto c'è la parata di Voljuvac su Mujatovic, time out chiesto da Rubiera a metà del primo tempo, una parata che ci permette di avere una palla offensiva per provare a ritornare a contatto. Sarebbe importante tenere la pressione addosso a una squadra come Sassari, perché è chiaro che dal punto di vista tecnico loro hanno tante soluzioni in più, però se li tieni magari sotto pressione puoi anche creare qualche situazione a tuo favore. Siamo, loro hanno segnato molti tiri da fuori, diciamo che oggi non ha proprio nel tiro da fuori la sua parata migliore, invece come abbiamo visto anche adesso a tu per tu invece è molto più reattivo, è molto più incisivo, e quindi vediamo un po' cosa. Abbiamo preso veramente qualche gol di troppo secondo me dai 9-10 metri, con dei tiri forse non così irresistibili. Vediamo un po' comunque come riusciamo a interpretare questi secondi 15 minuti. Vediamo che saranno molto importanti per cercare di tenere la partita, perché è un attimo lasciarsi prendere, come abbiamo visto altre volte, il punteggio e essere sotto di 6-7 gol che chiude la partita. Speriamo di tenere il primo tempo, poi vediamo il secondo cosa succede. Si riprende a giocare sull'8 Rubiera, 10 Raimond Sassari, c'è Oleari nella posizione di terzino sinistro in attacco al posto di Pereira. Palla da Di Benedetto per linea esterna, c'è anche Bortolotti in campo al posto di Davide Bartoli nel ruolo di pivot. Pagano per Di Benedetto, Oleari, Di Benedetto, la palla all'ala per la conclusione in rete ancora di Pasco Ila, che sta facendo un inizio di stagione veramente straordinaria e insospettabile. Altro giocatore completamente recuperato dopo 2 anni fermo per infortunio, e ormai è completamente recuperato e sta facendo un inizio di stagione veramente incredibile, perché non è la prima partita che gioca in questo modo, con tanta redditività. Palla persa da Rubiera, può provare a partire Rubiera, non se n'era accorto Bortolotti sul primo momento. Pereira va a sfondare, sì, è andato a sfondare e dovevamo sfruttare meglio questa palla recuperata. Conclusione ancora Voljuvac, recupera Nardin. Mentre protesta Kerin per un colpo subito in precedenza. Berzic per Kerin. Berzic taglia Nardin. Kerin andrà per Mujatovic. La conclusione fuori di Mujatovic. Altra opportunità da sfruttare. Oleari per Di Benedetto. Pagano. Di Benedetto per Pagano, va dentro Pagano, il pallonetto, la traversa di Pagano, terzo legno colpito da Rubiera su tiri sicuri, sbaglia in difesa Di Benedetto e va dentro Kerin con troppa facilità. La palla al pivot, Bortolotti, va giù, rigore, ci sono 2 minuti a Kerin. 2 minuti a Kerin, tiro di rigore per Rubiera. Da un lato 3 legni a botta sicura fanno tutta la differenza del mondo, dall'altro bisogna metterci anche però qualche amnesia
difensiva di troppo che va gestita meglio decisamente. 7 metri ancora per Rubiera con Pereira. Pereira contro Spanu, la conclusione di Pereira, la palla in rete per il meno uno ancora Rubiera, e superiorità numerica ovviamente relativa perché giocano con l'extra player, quindi senza portiere, quindi almeno in attacco si tratta di parità numerica, però bisogna essere anche lesti nel sfruttare l'eventuale palla recuperata. Berzic per Mujatovic, Nardin sale, poi torna all'ala, l'attacco di Bronzo per Aldini, giocatore di Casalgrande che è in forza al Sassari, la palla per Mujatovic, ancora Berzic, Mujatovic si butta dentro, fallo alla difesa. È entrato in campo anche Malandrin nel ruolo di terzino destro. Berzic, la palla per Mujatovic, Malandrin la finta, Malandrin fermato, ma ormai dovrebbe essere gioco passivo perché è da un po' che è pronto Mujatovic, attenzione perché Mujatovic va la finta, al tiro, la parata di Voljuvac che poi va a recuperare il pallone, torna in attacco allora Rubiera con Pagano per Oleari, ancora Pagano viene fermato da Mujatovic. Bisogna asciugare il parquet finché rimaniamo a contatto, insomma secondo me possiamo mettergli tanto pensieri. Vediamo un po', come dicevo, non dobbiamo lasciare niente a questa squadra che, come abbiamo visto, con la velocità che ha è un attimo. Per ora siamo riusciti ancora a contenerli, vediamo un po' questi ultimi 11 minuti se riusciamo a rimanere attaccate o anche a fare qualcosa di più, perché non, per ora non è che ci sia una differenza sul gioco così eclatante, quindi vediamo un po' come riusciamo a interpretare questi minuti. Di Benedetto nel ruolo di terzino destro, Pagano Di Benedetto per Pagano, per Oleari all'ala, per Bartoli c'è il tiro di rigore. Secondo me erano anche 2 minuti. È andato contro l'ala, probabilmente non gliel'ha dato perché il fallo l'ha fatto ancora prima che effettivamente saltasse, e quindi probabilmente non gliel'ha dato per questo motivo. Torna in campo San Paolo come portiere, 11-10 per Sassari quando stiamo arrivando al 20° di questo primo tempo. È pronto ancora Pereira dai 7 metri, Pereira la conclusione, la parata, recupera Pereira che va in gol. Ed è parità, quota 11. 10 gol di Sassari nei primi 10 minuti, 1 gol di Sassari nei secondi 10 minuti. Stavo considerando adesso la cosa, quindi vuol dire che comunque Rubiera qualcosa in più ha fatto. Tra l'altro l'unico gol che ha preso l'ha preso con l'errore difensivo. Sì, diciamo che sta prendendo le misure al Sassari, vediamo un po' se... Oh. In attacco c'è anche Panettieri in questo momento, Pereira, la palla anticipata, palla persa, poi Sassari si complica un po' la vita, ma Mujatovic va al tiro e sbaglia clamorosamente sbaglia Mujatovic. Allora vediamo un po', Panettieri centrale, quindi adesso abbiamo Pagano terzino destro, Leari terzino sinistro, Panettieri è un altro giocatore che ritorna dopo un anno e mezzo di stop. Leari
Oleari, la palla per Pagano, Robertino Pagano, la palla al pivo, c'è la parata, però purtroppo non l'ha presa bene, era un po' troppo avanti il pallone. Rimaniamo sull'11-11. La palla persa ancora da Mujatovic, bene così, prova ad accelerare Rubiera con Panettieri per Oleari, per Pereira, Pereira. Attacco di Rubiera con Panettieri per Pagano, sale Bortolotti, Pagano per Oleari, Oleari prova a liberarsi per Pagano, va su Pagano, la finta, la parata di Spanu, ci ha messo veramente una parata non indifferente, Nardin dall'ala va al tiro e prende la traversa, la palla recuperata da Bartoli. Beh, ogni tanto sbagliano anche loro, prova ad accelerare allora Rubiera con Pagano, Pagano all'ala per Bartoli, la conclusione, la rete di Roberto Bartoli per il vantaggio di Rubiera. Attenzione al gioco in velocità, Bronzo il tiro fuori, c'è il fallo su Bronzo, 9 metri. Time out chiesto da Sassari, si sono un po' innervositi, hanno fatto qualche errore, tenerli sotto pressione magari serve proprio anche a questo, ad innervosire l'avversario. 12-11 Rubiera, e bella partita in questo fino ad ora, in questo primo tempo. Sei stato premonitore quando hai parlato all'inizio della partita di una squadra che gioca senza timore, che non è una partita che deve per forza vincere, e l'altra invece che deve per forza vincere questa partita se vuole rimanere con le prime, e sta dimostrando che sta facendo molta fatica e si sta anche innervosendo. Cerchiamo, tra l'altro, sì, Rubiera ha anche sbagliato qualcosa di troppo in un certo momento, però non ha mai smesso di continuare a giocare con le sue idee, ecco, in questo senso qua. Sassari invece mi sembra essere andato un po' in confusione nella gestione del gioco. Adesso per esempio quando è uscito Kerin, insomma, Kerin gli aveva tirato via due o tre problemi con dei tiri dai 9 metri importanti. Adesso sembra non riuscire a trovare gli spiragli proprio la formazione sarda. Si riparte dal 12-11 Rubiera, l'attacco però è della Raymond Sassari quando siamo al 23esimo di questo primo tempo, con Berzic per Malandrin, Mujatovic, Malandrin, Berzic ancora con Mujatovic, la palla per l'italo-brasiliano, Berzic per Bronzo, Bronzo la palla al pivot, grande ricezione, sbaglia, 7 metri. 7 metri per Sassari, non so come abbia fatto a prenderla quella palla lì, perché non era semplicissima. Stato molto poi bravo, è stato anche molto bravo a tirare, perché sì, se non avesse tirato, sì, avrebbe preso 9 metri, magari non rigore. Invece ha avuto lo spazio giusto per provarci. Bronzo dai 7 metri contro Rivi, conclusione di Bronzo, la parata di Rivi, la parata di Rivi, e quindi resta in vantaggio Rubiera sul 12-11, e prova ad attaccare per allungare la formazione rubierese, c'è anche Santilli in campo all'ala destra. Panettieri per Oleari, per Pagano, Panettieri, Pagano, Pagano, oh, il fallo, due minuti, tra l'altro, ecco, questo è un fallo ingenuo, perché da un giocatore di caratura nazionale, perché gioca in nazionale, questo è un fallo piuttosto ingenuo, tra l'altro, che testimonia come sia in grossa difficoltà, sì, la squadra e sono tutto molto quanto. Sono molto innervositi, quindi dobbiamo cogliere questo momento, vediamo un po'.
sono trascorsi quasi 24 minuti del primo tempo, siamo 12-11, un risultato che era insperato a prima della partita. Oleari per l'errore, la palla recuperata da Mujatovic, Mujatovic il tiro, la rete di Mujatovic, 12-12. Peccato, perché questo è un regalo in un momento in cui loro facevano fatica. Di Benedetto per Oleari che va dentro, la parata però da parte di Spanu. Esce il portiere, vediamo un po'. Giocano ancora, extra player, torna Kerin, 12-12 al 25esimo minuto. Due gol in 15 minuti. Sassari, perché era 10 al decimo. Attacco di Kerin, la palla per Mujatovic, Mujatovic ancora per Brzić, Mujatovic rischia ancora, gli arbitri stanno segnalando passivo da un sacco di tempo, Kerin va in gol, dovrebbero essere 4 tocchi dalla segnalazione, dall'altra parte la palla per Santilli, la rete di Santilli. La rete di Santilli per il 13-13. Questo è gioco, sarebbe gioco passivo, visto che hanno l'inferiorità e ovviamente perdono più tempo possibile. 13-13 il punteggio. L'attacco di Kerin per Brzić, termina l'esclusione. Nel frattempo Mujatovic, Kerin per Brzić all'ala, trova spazio, la parata ancora di Voljubac su Nardin, torna in attacco Rubiera con Pereira, la palla al pivot, Bortolotti, la rete di Bortolotti per il nuovo vantaggio di Rubiera sul 14-13. Rubiera, 13 Sassari, se poi riusciamo anche a giocare un po' in velocità come nelle ultime due occasioni, ancora meglio. Sì, sono invertite un po' le parti, loro hanno rallentato, noi invece abbiamo accelerato e ecco, mamma mia. Ancora il buon passaggio in mezzo per il pivot, è lui che sta tenendo su Sassari in questo momento. Di Benedetto, la palla per Pereira, Pereira per Pagano, per Di Benedetto che va via benissimo e va in gol Di Benedetto, forse c'erano anche 2 minuti, la palla quasi persa, salvata da Kerin, 15-14 Rubiera, primo gol di Di Benedetto, forse c'erano anche 2 minuti su Di Benedetto. L'attacco, la formazione sassarese, 15-14. Mujatovic per Brzić, il taglio di Nardin, Mujatovic, Brzić fermato per Kerin, subito il tiro, Voljubac sul primo palo va a chiudere, Rubiera può attaccare per provare ad allungare. Di Benedetto, Pagano, Pagano va dentro, la parata, la palla recuperata da... non era area, secondo me non era area, non fischiano lo sfondo su Santilli, va in gol Nardin, ma era grosso come una casa secondo me lo sfondo su Santilli. Ha preso anche un rimprovero. Sì. Ha preso anche un rimprovero dall'arbitro, incredibile. Cioè non so, doveva spostarsi, cioè lui si è messo lì davanti, gli è volato addosso, era sfondo grosso come una casa, quelli proprio da situazioni scolastiche che fai con gli arbitri di base, gli puoi far vedere questo esempio per spiegargli che cos'è uno sfondamento.
poi prendersi pure il rimprovero è un pochino troppo, mi sembra. Già hai subito un torto, perché meritava di essere premiata la tua difesa in quel caso. 15-15 quando manca un minuto e 40 secondi alla fine di questo primo tempo. Pagano per Di Benedetto, sale Bortolotti, palla per Pereira, la cannonata di Pereira, a nuovo vantaggio di Rubiera sul 16-15. Kerin va al tiro, passi. Quanti ne ha fatti? Secondo me erano passi questi, ma è partito con la palla, è partito con la palla in mano. Secondo me attacco di Rubiera nell'ultimo minuto sul 16-16. Pagano, Di Benedetto per Pereira, parte molto lontano Di Benedetto, la palla per Pereira, Pereira viene fermato da Kerin. ...30 secondi alla fine. Sale Bortolotti, la palla per Pagano, Di Benedetto prova ad andare in velocità, Di Benedetto va sulla conclusione sul primo palo, c'è però la parata da parte di Spanu, prova ad accelerare, attenzione con Kerin che andrà al tiro, la conclusione murata, stavolta la traversa da una mano a Rubiera, c'è il tiro, ma è stato steso Boni in contropiede, gli arbitri non intervengono. Comunque 16-16, primo tempo decisamente piacevole qui a Rubiera, è partita in grande equilibrio, forse non ce l'aspettavamo così, no, l'equilibrio. No, direi di no, siamo riusciti a tenere 30 minuti.
Eccoci ancora qua dal Palabursi di Rubiera per il secondo tempo di questa sfida, recupero della terza giornata di andata tra i Vikings Rubiera e Raimond Sassari. Rubiera e Sassari sono in perfetta parità dopo il primo tempo, 16-16, si riparte dunque ora con i secondi 30 minuti di questa sfida tra Emiliani e Sardi. Si riparte dunque a perfetta parità, Kerin terzino destro, Mujatovic terzino sinistro, Brzic centrale, Alikovic pivot, Bronzo e Nardin le ali per la formazione sarda. Brkić va al tiro e c'è la conclusione questa volta con la posizione non precisa di Voljuvas. Vantaggio dopo tanto tempo, torna in vantaggio Sassari proprio in avvio di ripresa. Pagano ora centrale con Di Benedetto terzino destro, Pereira terzino sinistro, Bartoli da Roberto e Ila Ali e Davide Bartoli pivot, Pasco Ila per Pereira, la palla arriva a Di Benedetto, Di Benedetto ancora per Pagano, per Pereira, Pereira va via, la conclusione, c'è il fallo, mentre resta a terra, attenzione Bartoli. Ah, Pereira, scusate. Si rialza Pereira. Si riprenderà dai 9 metri dopo che è stato asciugato il parquet. Palla arriva Pereira, Pereira fermato centralmente, attenzione al passivo, bisognerà andare al tiro. Pereira fa la conclusione, c'è la parata di Spanu. Torna in attacco allora Sassari con la palla per Mujatovic, Brzic, Kerin, Kerin, Brzic, ancora Kerin centralmente, il tiro, la parata di Voljuvas. La palla recuperata da Rubiera, l'attacco con Pereira, Pereira per Di Benedetto, Di Benedetto per Pagano, il tiro di Pagano, la palla in rete. Pareggio a quota 17, Kerin dall'altra parte, Brzic, Brzic attacca centralmente, viene fermato dalla difesa. 9 metri, si riparte 17-17, partita che è un po' cominciata sulla falsa riga del primo tempo. Sì, adesso le squadre si stanno un po', stanno sbagliando, stanno cercando, stanno ancora cercando di trovare la giusta misura sulla partita. Mamma mia, molto bello. Ancora Alilkovic, che è sempre il giocatore più pericoloso per Sassari. Dall'altra parte Pereira va dentro, c'è il 9 metri. Per Rubieras, che deve recuperare un gol. Sale Bartoli nel ruolo di pivot, va da Di Benedetto, Di Benedetto parte in velocità, la palla per Pereira, salva questo pallone, resta in attacco Pereira, ancora Di Benedetto, Di Benedetto per Robertino Pagano, la palla al pivot, c'è però il tiro di rigore, c'è il tiro di rigore, c'era stato l'errore di Davide Bartoli su un'ennesima grande intuizione di Pagano, che ha sempre, è incredibile perché riesce sempre, sembra sempre fuori coordinazione,
però riesce sempre ad avere la lucidità per gestire bene. Oggi sta facendo una grande partita, ha sbagliato pochissimo, è stato molto determinante in alcune azioni, diciamo, critiche. No, e poi sta giocando anche in difesa, tra l'altro. Sì, no, devo dire, sta facendo entrambi i lati del campo, non si sta risparmiando. No, sta facendo una grande partita Pagano. La rete di Di Benedetto, aveva toccato San Paolo, ma la palla è comunque andata in rete, 18-18, ancora parità, 4 minuti trascorsi in questo secondo tempo. Attacco di Sassari, sempre Berzic centrale. Adesso al ruolo di terzino sinistro c'è Gurbavac. Il 23 proprio attacca centralmente, uno contro uno, la palla al pivot, ben raddoppiato, ma arriva la palla all'ala e c'è il gol di Delogu. Stavolta era stato chiuso bene il pivot, però anche in questa occasione ha trovato il compagno, bravissimo. L'ala non c'è. Palla persa da Rubiera in attacco. Attenzione, Berzic va dentro troppo facilmente. 20-18 più 2. Dobbiamo stare calmi perché ancora più 2 Sassari, come era successo in avvio del primo tempo. Attacco di Rubiera con Bartoli per Pagano, per Pereira. Pereira fa la conclusione, va in gol. Meno uno Rubiera col gol di Pereira. Subito l'attacco veloce, però Berzic in gol. Dobbiamo stare più attenti sui cambi, o siamo più veloci a fare il cambio, perché altrimenti con questa rimessa veloce, soprattutto adesso che loro fanno fatica comunque contro la difesa schierata come lo facciamo anche noi, è chiaro che concedere la possibilità di correre rischia di fare la differenza come dal giorno alla notte. Sì, adesso dobbiamo stare attenti con questo cambio, perché loro ci fanno affidamento, vedono l'uomo che cambia e corrono sempre da quella parte. Mamma mia. Si è girata la caviglia? Mamma mia. Sì, temo che sia girata la caviglia. Rimane a terra Roberto Bartoli. Accompagnato in panchina. Entra Boni nel ruolo di ala. Si riprenderà dai 9 metri. Non è la caviglia, è il ginocchio, speriamo che non sia nulla di grave, sia solo la botta. Meno 2 Rubiera in attacco con Di Benedetto. Di Benedetto va via in velocità, viene spinto, ci saranno 9 metri, però c'è da asciugare il parquet.
c'è da asciugare il parquet prima di riprendere il gioco. ...6:44 giocati nel secondo tempo. Si può ricominciare. Benedetto per Pagano, Pagano per Pereira, il palo centrato da Pereira. Palla recuperata dopo l'ennesimo palo centrato da Rubiera. Esce Alilkovic, entra Aldini nella formazione sarda. Vediamo questo attacco con la palla per Kerin, Kerin per Berzic, Berzic per Kerin, non c'è spazio, la palla ancora per Kerin, trova la rete Kerin del più 3, Sassari. Di Benedetto prova ad andare in velocità, la palla per il pivot e c'è il rigore. Sette metri, va ancora Di Benedetto, la palla in rete per il meno 2 Rubiera. Stringiamo i denti adesso che siamo calati un po', adesso c'è da stringere veramente i denti perché siamo un po' calati. Sì, sì, siamo molto calati, diciamo anche in difesa c'è un po' di stanchezza, vediamo un po' se riusciamo a tornare a essere efficaci come lo siamo stati nella seconda parte del primo tempo. La palla per Berzic, per linee esterne, Marandin prova l'uno contro uno, ancora la palla per Aldini, c'è il gol di Aldini. Di Benedetto, la palla fuori per Pagano. Difesa in area, secondo me. Sì, era rigore, mi sembra questa qua. Time out nel frattempo chiesto da Rubiera sul meno 3, 23 Sassari, 20 Rubiera. È un Sassari che intanto ha cambiato il terzino sinistro in questa ripresa. Non gioca più Mujatovic, che nel primo tempo aveva sbagliato parecchio, soprattutto quando è andato in difficoltà Sassari, lui non è mai riuscito a dare una mano realmente. Ha messo dentro questo Barvak impronunciabile, che non sembra essere un tiratore, ma un giocatore però in grado di fare più gioco. Infatti in attacco mi sembrano più fluidi in questo momento. No, ma anche perché sono alla fine del primo tempo, sono riposati e stanno andando veloci come hanno fatto all'inizio della partita. Speriamo che abbiano un calo come hanno avuto nella seconda parte del primo tempo. Adesso sono tornati a essere molto molto veloci e quindi noi soffriamo molto questa velocità e dobbiamo sperare che non durino così per tutto il secondo tempo. Vediamo un po' allora come c'è Oleari, terzino sinistro, adesso. Quindi vediamo come esce Rubiera dal timeout. È importante vedere che reazione ha dopo il minuto di sospensione. Oleari, prova ad andare via, Oleari viene fermato dalla difesa. Oleari per Pagano, Oleari per Di Benedetto, viene fermato.
9 metri, si riparte con Di Benedetto per Oleari. Di Benedetto, la palla doveva andare al pivot, non si sono capiti, stava tagliando Bortolotti. La palla ad Aldini, Aldini per l'ala, pasticcio un po' Sassari ma mantiene il possesso della palla. L'attacco dunque di Sassari con Berzic. La palla arriva a Marandin, la traversa centrata da Marandin. Oleari perde il pallone, Marandin va dentro e va in gol. Per la prima volta è a più 4 la formazione sarda in questa partita e adesso Rubiera deve reagire. Pereira, la conclusione, la rete di Pereira, però è in difesa che dobbiamo chiuderci perché dobbiamo fare come abbiamo fatto nel primo tempo quando gli abbiamo concesso un gol in 10 minuti. Vediamo un po', 24 a 21 il punteggio per Sassari. Doppio pivot con Nardin che sale, la palla in mezzo, poi la conclusione, il palo ancora centrato da Marandin, non c'è spazio per il contropiede, quindi parte Rubiera con Di Benedetto, la palla all'ala, non la prende Pasco questa volta. Sono errori questi qua che pesano, purtroppo stiamo giocando, ma la palla per Aldini, viene fermato, rigore. Tiro di rigore per Sassari, cambio ancora, entra Rivi. Sarà Nardin andare dai 7 metri questa volta. Nardin quindi dai 7 metri contro Rivi. Nardin parte, la conclusione, la palla in rete. Ancora più 4 per Sassari. Spazio anche Panettieri di nuovo. Panettieri, che curiosità, gioca questa partita, sfondo di Pereira, sì. Curiosità, Panettieri gioca questa partita dopo essersi appena laureato in giornata proprio. 25 a 21, altra palla persa da Rubiera, la seconda consecutiva. Questi sono segnali di cedimento preoccupanti per la formazione rubierese. Palla all'ala per Nardin, che secondo me ha preso la palla fuori dal campo. La conclusione murata, buona la difesa. Conclusione di Garbavac, murata e la palla. Allora però nel primo tempo ha fischiato l'infrazione per la stessa cosa. Poi la palla in rete. ...26 a 21... Non è stato un lancio un po' kamikaze questo. Sì, il lancio è stato sbagliato, però voglio dire, nel primo tempo per un passaggio indietro, stessa situazione in pratica, è stato fischiato il 9 metri. Questa volta non è stato fischiato, quindi o uno o l'altro, no? Cioè ci vuole un po' di coerenza, a parte che tutto sommato l'arbitraggio è stato, voglio dire, i signori Riello, Panetta sono stati abbastanza lineari nell'arbitraggio. 26 a 21 il punteggio,
più 5 Sassari, che ha fatto un break importante in una partita che è stata equilibrata fino a questo momento. Pereira per Pagano. Pagano, la finta per Pereira. Pereira, la palla all'ala. Panettieri, Pereira, va al tiro. Che parata che gli ha fatto stavolta. Bravo, bravo, bravo Spano, ha fatto una gran parata, niente da dire. Ha fatto una gran parata, tra l'altro Sassari ha parato nettamente di più Spano che non San Paolo. Stiamo arrivando a metà della ripresa con 5 gol di vantaggio Sassari. La palla recuperata da Bortolotti. Aldini l'ha persa con una, veramente, con una banalità assoluta. Il pallonetto ancora la traversa. Ancora la traversa di Pagano. Peccato, perché era da sfruttare meglio questo contropiede sulla bella palla recuperata da Bortolotti. Ma in uno contro uno la conclusione ancora Voljovac, la parata di Voljovac. Forza, bisogna che ritroviamo ritmo in attacco. Pagano, Panettieri, cambio, esce Pagano, esce anche Bortolotti, entrano Di Benedetto, ecco qua Di Benedetto e Bartoli. Vediamo se riusciamo un po' a sbloccarci, a provare a cambiare l'inerzia di questo secondo tempo. Di Benedetto, Di Benedetto, la palla per Panettieri, per il pivot, la conclusione, la rete di Davide Bartoli, questa volta ben costruita questa azione. Attenzione all'uno contro uno e la palla arriva all'ala con la conclusione, la rete, bravo ancora una volta De Logu. 27-22. Adesso è il momento dove dobbiamo cercare di rientrare in partita, perché non, se andiamo nell'ultima fase di gara sarà molto difficile. Molto. Vediamo un po', in attacco dobbiamo anche cambiare qualcosa, perché loro ci hanno preso le misure, noi non riusciamo più a essere incisivi. Questo era al limite dei due minuti per la spinta da dietro. Diciassettesimo della ripresa, 27-22 il punteggio in favore della Raimon Sassari. Mi sembra che a parte l'attacco che comunque ne ha risentito, indubbiamente abbiamo fatto tanta più fatica, mi sembra proprio calata di più l'intensità difensiva. Sì, molto di Rubiera, sì, ovviamente. Sicuramente. Al di là del fatto che magari ovviamente anche Sassari avrà alzato la sua offensiva, offensivamente parlando, ecco. Noi stiamo attaccando sempre nello stesso modo e quindi secondo me loro dopo 40 minuti di partita ci hanno trovato la misura e noi facciamo veramente molto fatica a trovare, dobbiamo cercare di cambiare qualcosa nel nostro attacco, facciamo troppo fatica a fare gol. Si riparte con
Bartoli, Di Benedetto per Pagano, buona la palla all'ala, la rete di Boni sul servizio di Pereira. Adesso però è la difesa che deve crescere. Meno 4, 23-27, più 4 Sassari. Vediamo questo attacco di Sassari con Berzic, Marandin, ancora il brasiliano che va al tiro e va in gol. Prima rete della sua partita con questa girella. 28-23 il punteggio. No, fanno troppo poca fatica a segnare. Buona palla Santilli e va in gol Santilli. Ancora 4 gol di differenza. Vediamo ancora allora se Rubiera riesce a difendere in questo attacco di Sassari con la palla per Berzic. Berzic uno contro uno, va ancora, va Marandin, viene fermato Malandrin, 9 metri, uno contro uno qua, palla per Berzic, gli ruba la palla, quasi rubata, ma vediamo se fischiano il gioco passivo. Non lo fischiano mai, non lo fischiano mai, c'è il palo colpito. Time out, peccato, perché anche questa palla sul palo sono stati più veloci loro nel recupero, e sono tutte cose che fanno poi la differenza, eh. a 24 il punteggio, mancano 45 secondi al ventesimo, quindi spazio ce n'è ancora, è chiaro che però ci vuole un cambio di passo. Sì, ci vuole un cambio di passo che porti a non fare errori, anche perché qua è chiaro che dovendo recuperare 4 gol gli errori valgono triplo, non neanche doppio, quindi vediamo un po' se riesce Rubiera. Qua è stata sfortunata perché sotto passivo non è riuscita a recuperare il pallone, si è salvato Sassari. Cambia la difesa, 5-1. È entrato Mujatovic, proprio Mujatovic, la palla per Bronzo al volo, la parata di Voljovac, la palla ancora però di Sassari. Bisogna ancora asciugare il parquet. Però ancora Sassari per la terza volta riesce a rimanere in attacco. Questi sono segnali purtroppo, Giovanni? Sì, diciamo che stanno gestendo al meglio il loro vantaggio, e quindi per loro questa situazione è ottimale. Sicuramente, perché vediamo un po'. L'avevamo detto prima, devi rimanergli addosso per dargli pressione. È chiaro che in questo modo non riesce a dargli più di tanto. Adesso pressione. Hanno ripreso sicurezza, non come alla fine del primo tempo, tranquillità, e sono 4 gol avanti. Sassari difficilmente. Diciamo che adesso ha portato la partita su quella strada che voleva percorrere, ecco, diciamo così. La palla arriva ancora, conclusione, la rete di Malandrin. In difesa proprio non tocchiamo neanche gli avversari.
meno 5 ancora, dopo aver avuto due occasioni per recuperare il pallone ma non esserci riusciti. La palla arriva a Pereira, la palla per Boni, ancora Pereira, Di Benedetto per Panettieri, subisce il fallo, attenzione al gioco passivo. Va la conclusione, va in gol Pereira. 29-25 il punteggio. Poi magari, sai, hai sempre il rammarico di non essere potuto scendere in campo al completo, perché ovviamente due pedine come Cavina e Navid sono importanti in una squadra, nell'equilibrio di una squadra come quella di Rubiera. È anche vero che forse gli altri hanno giocato di più, però purtroppo in difesa abbiamo decisamente ceduto proprio. Siamo ancora Boni in rete, rimaniamo a meno 4, però non riusciamo a fare quel break che ci permetta di ritornare sotto. Loro fanno troppo poca fatica, hanno fatto gli ultimi 4 gol su penetrazioni neanche toccati dai nostri difensori, come se fossero in superiorità numerica, quindi proprio diciamo che la difesa ha proprio mollato. Ora c'è la parata di Voljuvac che tiene in vita ancora la squadra con Pereira, la palla arriva all'ala, fischio arbitrale, allora sono 2 minuti per l'ammonizione all'allenatore. Ha mandato palesemente a quel paese l'arbitro, che ha fatto finta di non vedere dopo l'ammonizione, però era palesemente un atteggiamento da sanzionare questo, perché l'hanno visto tutti qua. Sì, esatto, un vaffa anche accompagnato dal gesto proprio in faccia all'arbitro, che ha fatto finta di non vedere. Pensavo fosse un complimento. Sì, poi non lo so, l'avrà preso in un modo diverso, ma Di Benedetto per Bonassi, la palla all'ala, la conclusione ancora alla rete di Boni. Meno 3 Rubiera, e se recuperassimo questo pallone magari gli facciamo un po' di paura. Boni sta facendo una bella partita. Sì. Aveva giocato bene Bartoli, costretto a andare in panchina per infortunio, a Boni lo sta sostituendo alla grandissima. Attacco di Sassari, tiro di rigore per il fallo su Alilković. A me sembra che questo Gvarbak, quando parte, fa sempre quel saltello prima, secondo me è sempre passi, perché ancora Nardin dai 7 metri, ci vorrebbe la parata. E invece bravissimo Nardin, una freddezza e una sicurezza veramente da applausi. La conclusione di Panettieri, forse spinto, protesta tutta la panchina rubiarese. 6 minuti alla fine più 4 Sassari. Fermato Mujatovic da Panettieri, ancora Mujatovic centralmente, la palla, c'è il fallo in attacco di Nardin che ha pestato l'area tagliando, palla recuperata da Rubiera che può tornare in attacco sotto di 4.
Boni per Panettieri, palla quasi persa, la salviamo, sfruttiamola al meglio, Panettieri dentro, viene però fermato. Fallo di Mujatovic. Si riprende con un 9 metri, 4 minuti e mezzo da giocare. Di Benedetto per Pagano, la palla all'ala, va Santilli ma non trova la rete. 31-27. Provare a buttarla un po' alla bagarre. Sì, nel senso che ci vuole più. Andiamo a vedere. Altri due minuti e poi è finito. Nardin, Mandrin, questo un altro tiro. Cioè alla fine abbiamo proprio ceduto sulla difesa, su quei 10 minuti a metà del tempo dove ci hanno attaccato con gli uno contro uno. Perché poi in realtà non hanno mai. Buona la palla all'ala, la conclusione, ma c'è la parata questa volta ancora di Spanu. Primo errore per Boni nella partita. Si dispera Boni per l'errore, però. 31-27 il punteggio. E c'è il gol di Gorbavac. Sul 32-27. In attacco non riusciamo più a sfondare. Conclusione fuori di Benedetto, ci sono i due minuti. Poi peccato perché comunque gli ultimi due attacchi in realtà abbiamo fatto i due tiri dalle ali e costruiti bene fondamentalmente, poi purtroppo non realizzati, quindi se non realizzi poi alla fine conta poco. Diciamo che loro hanno tecnicamente, sono molto forti, hanno tanti uno contro uno, riescono sempre a creare il soprannumero, noi invece bisogna dire in che questo se la siamo molto carenti. Sì, esatto, bisogna dire che se la sono sudata tutta questa partita qua, cioè sembrava per più un tempo, per no, un tempo insomma, sicuramente. Poi alla fine paghi quei 10 minuti della ripresa, sono quelli lì, quelli che ti hanno scombussolato un pochino le carte in tavola sul fronte rubiarese, che invece hanno permesso a Sassari di prendere questo vantaggio importante, ecco, in questa partita. 32-27. Palla a Santilli che la sa. Peccato, perché anche questo purtroppo era un buon passaggio, ma è stato perso, la palla recuperata da Boni. Va dentro e va in gol Pagano per il meno 4 a 2 minuti dalla fine. Va via troppo facilmente, va a sbagliare.
Gorbavac, la palla per Boni all'ala, va la conclusione, va in gol, arriva a meno 3 Rubiera. Gorbic, palla per Kerin per Brzić. Brzić va dentro, sfondo, ma è sfondo. Questo era sfondo grande come una casa. Palla per Brzić. Brzić, time out chiesto da Sassari. ...32-29 il punteggio, più 3 Sassari. Lo sai che poi alla fine la differenza, e questo fa ancora più rabbia, te la fanno quei 3-4 palloni che potevi recuperare, che invece sono finiti nelle mani loro. Ne ho in mente 3 o 4. Loro non hanno commesso questi tipi di errori. Rubiera ne ha commesso nell'arco, in questo secondo tempo, 3 o 4, e alla fine poi è chiaro che dall'altra parte devi poi far gol, eh? Sì, però diciamo che il crollo della nostra difesa è stato forse la cosa principale. Nel primo tempo ogni gol che loro facevano se lo sudavano, hanno fatto dei bellissimi gol perché facevano molta fatica a segnare. Nel secondo tempo hanno segnato quasi tutti con tiri da soli, e noi in attacco abbiamo fatto un gioco molto sempre lo stesso, abbiamo molto faticato e quindi la differenza è tutta lì. Vediamo questo attacco di Sassari, con la palla recuperata c'è la porta vuota e quindi va in gol Di Benedetto dalla metà campo. 1 minuto alla fine. Meno 2 Rubiera. Vediamo la palla che arriva a Kerin. Kerin, la palla persa. C'è ancora la porta vuota, ancora il gol. E chiedono il time out. Non ferma il tempo. Il tavolo non ferma il tempo. Hanno perso dei secondi. Meno 1 Rubiera. Meno 1 Rubiera. È la prima volta che vedo Rubiera fare 5 minuti di gioco a tutto campo, e come abbiamo visto ha dato i suoi frutti. Comunque folle anche l'allenatore di Sassari, che con un vantaggio così deve solo gestire, si permette di fare l'extra player senza portiere, cioè è una cosa folle come scelta veramente. Brzić può guadagnare un po' di tempo e di esperienza. La palla arriva a Kerin, gli arbitri non fischiano all'ala. Nardin va alla conclusione, para Voljubac, Rubiera la palla per il cremoroso pareggio. La palla arriva a Santilli, il tiro, il gol, clamorosa fischiata degli arbitri, ma clamorosa fischiata arbitrale. Tra l'altro, avesse fischiato lo sfondo, no, ha fischiato il fallo all'attaccante, cioè non ha guardato quello che faceva l'attaccante, che è andato in gol. No, non era sfondo. Forse gli avrà fischiato passi, era sotto fallo e gli ha dato fallo. È l'unica ragione. No, non l'ha segnato. Lui ha fischiato il fallo da contatto, ha segnalato quello, che quindi probabilmente era sfondo. Gioca senza portiere Rubiera, quindi con 7 uomini in attacco, giusto, perché a questo punto te la giochi tutta. Doppio pivot, 18 secondi. Vediamo, se non altro Rubiera si gioca la palla clamorosamente. Pagano, attenzione, la palla per l'ala. Di Benedetto, per Pereira, la palla buona, per la conclusione il gol. La partita è finita
finita in pareggio, 32-32, incredibile, è finita 32-32 in pareggio, 32. La partita, clamoroso pareggio di Rubiera che strappa un punto contro Sassari, mai dire mai, mai dire mai, incredibile, mai dire mai. Vabbè, vi lasciamo con questa incredibile partita a Rubiera tra i Vikings Rubiera, Raimond Sassari, è finita 32-32. Giovanni, complimenti, complimenti, devo dire che questo è uno sport che non ti, che ti stupisce sempre, sì, però io dico che il mio allenatore, se fa una cosa del genere, secondo me non si siede in panchina come, la volta come dopo, come ti dicevo, dovevamo trovare una svolta di cambiamento di gioco, l'abbiamo trovata, sì. Sassari è stato secondo me molto ingenuo, molto bravi siamo stati noi, complimenti ai ragazzi, un saluto da tutti qui da Rubiera, buona serata.